Stadio, un impianto che ha fatto la storia dell'Hellas Verona, un impianto totalmente rinnovato che abbiamo la fortuna di vivere a 360 gradi oggi, a cominciare dai più piccoli questa mattina, poi l'allenamento della prima squadra di mister Fabio Grosso, seguire poi gli under 16 e la partita celebrativa. Dunque una giornata tra passato, presente e futuro di tutto quello che ha rappresentato, che rappresenta e che rappresenterà l'Hellas Verona per la città di Verona, proprio per la città di Verona. Vorrei iniziare, che ho visto che il nastro è un momento importante per la città di Verona, perché c'è un impianto che è un gioiellino di cui tutta la città può farsi vanto, appunto. Sì, intanto buongiorno a tutti. E io da sempre, che un po' perché l'ho vissuto negli anni del presidente Chiampan, quando si veniva qua nelle pause studio a vedere gli allenamenti del Verona, e adesso rivederlo così, riqualificato, col terreno in sintetico, con tutto quello che è stato fatto, è una cosa molto bella e molto importante, anche perché ho sempre considerato che all'interno di questo quartiere questo rappresenti un po' un centro di aggregazione sociale, e quindi mi ero battuto anche quando ero assessore da sport in un'altra vita praticamente, per fare in modo che tutto questo venisse riqualificato. Quindi ringrazio il Verona per i lavori che sono stati fatti, perché è un'opera che è importante e non è solo un campo di calcio. L'antistadio per noi è qualcosa di più, quindi anche per questo è tutto molto bello. Testimoni quindi l'importanza dal punto di vista storico. Cioè, l'abbiamo visto, sarà uno dei protagonisti dopo. Che ricordi a lei? Davide, succedere, basta avere fiducia, tranquillità, essere aiutato e avere un buon gruppo. Mi pare che questo qui, tanto questa opera qua, sia una cosa che era necessaria. Mi pare impossibile che non avessimo potuto farla in quei tempi, perché era veramente sacrificata, un sacrificio per tutti. No, infatti, buongiorno a tutti. Io veramente oggi sono qua con molta gioia. Questo è un piccolo pezzo di cuore di tutti coloro che amano l'Hellas Verona, di tutti coloro che amano il calcio, che amano la nostra città. Quindi rivederlo splendere in questa maniera non sembra neanche più lo stesso. Io ricordo quello che diceva prima il sindaco: venivo qua da bambino a vedere gli allenamenti, a vedere le punizioni, calci da distante con garella in porta, ed erano, sono ricordi bellissimi che ho rivissuto pochi istanti fa. Quindi veramente un grazie anche all'Hellas Verona per lo sforzo che ha fatto, che insieme al comune è riuscito un attimino a ridare questo impianto alla città. Quindi